Oggi parleremo di un sistema molto particolare. Quello che vedete sono tutto il kit, tutto quello che esiste della Software Corner LDG. Detta così, probabilmente nessuno se lo ricorderà, ma se vi dico che è Dragon's Lair venduto dalla Newell di Milano, forse vi ricorderete almeno le sue pubblicità. Nel 1991, più o meno nel 1992, questa LDG o Software Corner inizia a produrre un kit, una modifica, un adattamento del Joy Dragon's Lair. Inizialmente utilizza i dischi originali arcade e fin qui nessun problema. Utilizza proprio gli stessi dischi, ma versione PAL, quindi dischi famosi per essere facilmente rovinabili, cioè si rovinavano da soli, creando quello che è diciamo, il problema più grosso di ogni collezionista laserdisc, che è il laser rot, cioè tanti piccoli pallini su schermo che impediscono la corretta visualizzazione del programma, o meglio, del filmato. Comunque, diciamo che loro inizialmente producano quello che è per Amiga una cosa molto banale, un semplice cavetto da inserire nel lettore Pioneer, di solito un CLD 1500 o 1600, o comunque tutti quei lettori casalinghi, quindi lettori a basso costo, si fa per dire, comunque costavano sui milioni di lire, il jack sul controllo del telecomando. Quindi praticamente l'Amiga, tramite il suo software, diventava una sorta di telecomando, cioè controllava il lettore come se fosse noi a premere i pulsanti, ovviamente un po' più veloce. Questo causava i famosi buchi neri che esistevano già nella versione arcade, e che quindi davano quella spiacevole sensazione di attesa tra una sequenza di morte e l'altra. Cioè noi si giocava regolarmente, cioè finché noi si dava le mosse regolari, e quindi si andava sempre a vincere, diciamo, il gioco scorreva abbastanza fluidamente. Al momento che noi si sbagliava la mossa, il lettore era costretto da passare dal filmato, saltare i sequenze e andare alla fine dello schema, e quindi leggere la relativa morte, far vedere la parte di morte, ritornare sulla sequenza di gioco e quindi ripartire. Tutto questo si creava dei piccoli buchi neri, che erano molto fastidiosi nella versione arcade, lo sono anche su queste versioni. Questo è il catalogo originale, quindi non in italiano ma in tedesco, del sistema LDG. Qui siamo già abbastanza avanti. Ora qui vediamo addirittura delle pubblicità di altri giochi. Vediamo qui vari giochi, ora ne discuteremo un attimino. Qui vari diciamo, apprezzamenti da parte di riviste famose al sistema. Qui vediamo il lettore, che in questo caso è il CLD 1600. Questo lettore è un lettore casalingo, niente di più che niente di meno che un lettore per vedere i film, quindi nulla di particolare. Non è un lettore di quelli chiamati industriali, quindi non ha presa RS-232. E questa è la cartolina per poter inviare e poter chiedere o il sistema disco, cavetto e floppy, oppure tutto il sistema completo. Qui dà un'idea del sistema visto posteriormente, e questa è la fine. Qui vedete, in questo momento vedete i vari giochi, e vedete anche le istruzioni che venivano fornite invece dalla Newell. Un foglietto molto semplice che parla sia della versione PC che della versione Amiga. Infatti, nella versione PC, oltre ovviamente ad avere un software diverso, io ho solo quello per Amiga, quindi abbiamo quello di Space Ace, abbiamo quello di Dragon's Lair, poi io nel tempo sono riuscito a recuperare quello di Tire Quest, è una versione leggermente diversa di Dragon's Lair. Ne ho fatta più copie perché, come sapete, i dischetti potrebbero rovinarsi. Quei dischetti funzionano tutti quanti. Qui vedete le tre versioni. Ora, calcolate che questa etichetta qui l'ho fatta io, perché veniva venduto con il disco bianco e l'etichetta interna al disco era bianco. Comunque, le due versioni che erano venute normalmente erano Dragon's Lair e Tire Quest. Diciamo che, anzi, finiamo con il discorso che
per la versione PC invece c'era questa interfaccia. Praticamente veniva inserito qui il cavettino, questo veniva messo dietro il PC, ovviamente un cavo leggermente diverso, si erano prese RS232, ma invece di controllare attraverso il CD-in veniva controllato attraverso il l'infrarosso. Mi è stata data notizia che ne esisteva anche una versione per Commodore 64, beh, il sistema comunque funzionava alla stessa maniera. Naturalmente non era possibile vedere il gioco sullo schermo del computer. Sul computer noi si poteva solo vedere il punteggio, quindi sul monitor dell'Amiga, la monitor del PC, il monitor Commodore 64, comunque di qualsiasi sistema fosse fatto il programma, noi si poteva notare sullo schermo del computer solo e unicamente il punteggio. Poi si dava le mosse, ovviamente, e quindi veniva utilizzato come scheda di controllo di fatto del sistema. Il video invece doveva essere visualizzato su un altro televisore, quindi questo è uno dei limiti più grossi a tutto il sistema ed è il motivo per cui ci sono, almeno da parte mia, tantissimi dubbi. Sappiate che io ho parlato anche con il suo ideatore anni dopo, il quale mi ha dato diversi giochi, diversi dischi, tra l'altro ne ho tantissime copie del Dragon Slayer, alcune copie dello Space Ace, per me ci sono molti dubbi su quello che è segnato in questo catalogo e di quello che ci raccontavano i signori della New World, probabilmente perché prendevano informazioni dalla stessa fonte, quindi dal signor Dirk, ma si chiamava Dirk davvero, ma diciamo c'è diverse problematiche su questo, su quello che lui andava a raccontare. Finiamo il discorso del Dragon Slayer. Il Dragon Slayer quindi veniva venduto inizialmente con un disco esattamente uguale a quello della versione arcade, ma rietichettato, cioè sull'etichetta centrale del disco veniva inserito quella che è l'etichetta della Software Corner, un'etichetta molto simile a questa. Era possibile vederlo se era un disco rifatto o no, perché si vedeva attraverso, ora qui questa è scura, era stata fatta apposta scura per non vedere. Tutto il formato è in PAL e quindi anche il disco originale arcade era in PAL, perché come sapete Dragon Slayer viene prodotto sia in versione TSC dalla originale Shimnatronics che in versione PAL, dischi sempre stampati dalla Shimnatronics, schede sempre fatte dalla Shimnatronics ma venduto dall'Atari o dalla SIDAM qui in Italia, però il formato era PAL. Il problema, si stava dicendo, che era il Laserot. A un certo punto decidono di rifare il disco. Questo disco che vedete qui sotto è uno di quelli, cioè di rimasterizzare tutto il disco, di risistemare e fare una stampa migliore e magari migliorare anche un po' il video. Viene utilizzato con tutta probabilità quello che era la versione NTSC, quindi i colori sono un pochino più diciamo diversi e vengono migliorati e cercato di fare in modo che fossero quanto più simili nella versione PAL. Viene anche fatto, per ragioni di copyright, non per altro, di spostare i frame di circa 83-80 frame in avanti. Questo perché si cercava di fare in modo che i due dischi non fossero perfettamente identici e che avessero due differenze notevoli, e quindi il disco a quel punto non era più utilizzabile nella sua sistema arcade. È il motivo per cui ho due dischi. Questo è per i dischi, quelli arcade, e questo invece è il disco, quello che mi fu venduto all'epoca, per i dischi normali, quindi per i dischi quelli rifatti. Quindi sono stati prodotti nel 91, questi dischi sono stati ristampati nel 91. Stessa sorte ha il Tire Quest. Tire Quest non esce come versione arcade, ma esce direttamente, cioè con un disco preso dagli arcade, ma viene direttamente rimasterizzato e messo in commercio. C'è da dire che la precisione delle mosse in Dragon Slayer sono praticamente nulle, cioè nel senso il gioco è molto vicino a quello che è l'originale, forse perché ne possedeva un gioco Atari in casa, ma non è proprio identico come mosse. Discorso molto diverso in Space Ace, in quanto le mosse proprio non ce n'è neanche una uguale. Probabilmente perché il gioco lui non l'ha mai visto e ha visto solamente il disco. In Tire Quest stessa cosa, cioè lui non ha mai visto il gioco originale, però è andato dietro un po' alla storia che in effetti guardando il disco si riesce un po' a capire. Sappiate che Tire Quest è un gioco che non finisce, non finiva in sala giochi e non può finire qui.
L'unico disco stampato è questo, o meglio, l'originale, che era per un sistema di Rick Dare, cioè un sistema su due facce su due dischi. Ciò vuol dire che questo era il primo, abbiamo una prima faccia, una seconda faccia, e il gioco si ferma, non finisce, si ferma. Ce n'era bisogno di un altro Tire Quest che dava la possibilità di finire appunto il Tire Quest. In sala giochi esce soltanto monofaccia, ciò vuol dire che anche lì è in arcade, è ancora più corto. Comunque è un gioco molto interessante in quanto è un gioco d'avventura, non un gioco d'avventura grafico. Questa sorte non succede ovviamente nella Crystal Space Ace, perché sono due copie praticamente dei dischi originali. Perché sollevo dei dubbi? Sollevo dei dubbi perché fin da subito e in tutta la campagna, fino a quello che si dice il fallimento, vi darò delle notizie che possono non essere reali, quelle del fallimento, ma comunque quelle che secondo me, facendo questi due ragionamenti insieme a voi, saranno abbastanza semplici da fare, è che Dragon Slayer è un gioco fatto e quindi non era un problema ricopiarlo. Space Ace è un gioco fatto, Tire Quest è un gioco a metà, ma comunque questi tre titoli non sono difficili da dover rimettere su un laserdisc e poter giocare con questo sistema, che ricordo il video lo dovevamo vedere sul televisore da una parte che veniva prodotto dal laserdisc e il punteggio dall'altra. Cosa ben diversa è Firefox. Per quanto si possa dire, Firefox è un gioco che ha bisogno per forza del Genlock per poter funzionare, altrimenti noi non potremo mai vedere la prua del nostro, o il cannoncino se preferite, del nostro velivolo che spara a tutti i nemici. Tra le altre cose, il Firefox ha un sistema di visualizzazione veramente veramente particolare, cioè praticamente diciamo che un frame, facciamo finta ci siano due filmati, prendiamo due filmati, semplifichiamolo al massimo, io posso mettere due filmati, prima uno e poi l'altro, ma sono in sequenza, sono uno dietro l'altro. Se io voglio fare in modo che invece il lettore mi visualizzi più o meno nello stesso momento due filmati, cosa faccio? Un frame del primo filmato, un frame del secondo filmato, un frame del primo filmato, un frame del secondo filmato. Perché se io colpivo un'astronave o un aeroplano su Firefox, potevo colpirlo in qualsiasi momento, ma l'esplosione doveva avvenire nel momento esatto in cui veniva colpito. Ed ecco il motivo per cui c'era questo sistema di frame. Ovviamente il lettore faceva dei salti piccolissimi di pochi frame e il nostro occhio umano non ce l'avrebbe mai fatta a vederlo. Infatti in Firefox, che è molto particolare, questo non si vede. Si può vedere e notare in alcuni momenti, ma comunque di solito non si nota. Se io prendo quindi un disco arcade di Firefox e lo metto su un lettore, è un continuo vedere di frame di tutti i filmati ed è veramente veramente difficile seguire un qualsiasi voglia di coso, è veramente dura, almeno che non siamo il lettore, cioè saltiamo in continuazione e quindi potremo mostrare un filmato che sembra unico. Questa cosa qua è impossibile farlo con questo sistema, primo perché il lettore è lettissimo, secondo perché ci vuole, come si era detto, un Genlock almeno per vedere il muso dell'astronave. Anche se noi si semplificava il gioco al massimo mettendo un filmato, comunque ci sarebbero stati i suoi problemi. Per le esplosioni sarebbe stato veramente veramente difficile, almeno che non si rifaceva tutto il gioco, il che non credo fosse alla loro portata. Ma quelli che sono i giochi più impossibili, letteralmente impossibili, che potesse lui produrre, sono questi. Questo gioco in particolare, che vedete qui la copertina, non è possibile che lui lo potesse mettere in produzione in quanto era solo una presentazione. Questo è un altro gioco, sempre in presentazione, e come vedete qui c'è due dello stesso gioco e due dello stesso gioco. Questi due giochi li potete trovare qui dentro. Cioè, voi potete vedere qui dentro la presentazione di questi due giochi, in realtà sono tre, ce n'è un terzo che è Morpheus, se non mi ricordo male, comunque un titolo di questo tipo,
Cioè, ci sono solo unicamente quelli, non esistono i Laserdisc, non esiste altro, almeno che lui non fosse uno dei disegnatori che ne debutò all'epoca, perché questi giochi vengono pensati insieme al gioco Tire Quest. E si è visto che il sistema che veniva prodotto per far funzionare il Tire Quest originariamente è stato un fiasco, cioè non è stato mai messo in vendita realmente, o comunque sono state messe fuori soltanto le unità prodotte, quelle poche unità prodotte, e gli unici due giochi di quel sistema non sono questi, ma Tire Quest and Enfield, cioè un gioco di football con le loro relative cartucce. Questi giochi qui sono rimasti a livello embrionale, cioè tutto quello che noi abbiamo sono quello che noi vediamo, cioè delle piccole immagini, un piccolo filmato di presentazione e nulla di più. Era impossibile che lui potesse produrli. Qui non è proprio un discorso tecnico, qui non c'è proprio il gioco dietro. Qui invece è un discorso tecnico, ma ovviamente lui non si era fermato qui, aveva dato per possibile una valanga di giochi, tra questi Astron Belt, altro gioco che aveva bisogno della Genlock, aveva dato per nuova uscita un gioco che lui chiamava Casino Royale, dice un gioco di poker o uno strip poker, probabilmente preso da un altro gioco Laser Game, dava per uscita imminente ogni 6 mesi un gioco. In realtà tutto quello che vedete è tutto quello che è uscito. Si parlava di un fallimento, di una bancarotta. Ora, il proprietario, l'ideatore di questi giochi, parlandoci, mi ha sempre smentito questo, quindi quello che vi dirò adesso sono supposizioni basate un po' sui fatti. Dovete sapere che nel 92 già tutto questo era finito. Io nel 92, quando riesco a comprare, o fine 91, comunque era già praticamente finito subito dopo, e la Newell ne aveva poche copie. Quando andai a prenderla su, presentandomi alla Newell, mi fu venduto il Dragon's Lair, il software, il cavetto che vedete e nulla di più. Il resto l'ho reperito dopo. Devo dire che anche la Newell mi ha dato le stesse informazioni errate, che era possibile dopo pochi mesi, ripeto, già tutto era finito, comunque stava per finire e loro lo sapevano, che sarebbe uscito altri giochi, cosa che ovviamente non è mai avvenuta. Ed è una cosa che vi vorrei far notare, che la copertina che vedete qui di Space Ace non è mai stata fatta. Il gioco di Space Ace è stato prodotto e venduto su una cosa così, cioè questa copertina che vedete qua l'ho fatta io. Siccome non mi piaceva quella, bianca, ho rifatto tutto io. Queste sono fotografie che ho fatto fotocopiare io, ho ritagliato, ho messo sopra, ho cercato di farla il più simile possibile, addirittura ci ho messo dietro la scritta Software Corner, PAL e quant'altro. Ma l'ho fatta io. L'ho fatta veramente io. Questo è l'Uniposca e tutto il resto. Tra l'altro si vede secondo me. Quindi il gioco veniva venduto in questo formato qua. Ora questo che cos'è? Ah, questo è un Dragon's Lair 2 con questa etichetta bianca, completamente bianca. Il disco era così perché da quello che ho letto, da quello che so io, il signore che ha prodotto tutto questo non l'ha fatto, diciamo, con tutti i permessi. Pare che abbia fatto una produzione dei giochi senza avere alcuna licenza. Quindi i giochi che vedete, finché lui ha utilizzato il disco arcade di Dragon's Lair, nessuno gli poteva dire nulla, perché praticamente aveva comprato un gioco che non era più in produzione, ma comunque un gioco originale, e l'aveva rimesso in vendita. Sì, ci aveva messo sopra la sua etichetta, ma di fatto non aveva fatto nulla, aveva solo fatto il software notevole. Al momento però che lui ha ristampato i dischi e ha ristampato soprattutto Tire Quest, il proprietario dei diritti di Tire Quest ha ovviamente fatto immediatamente causa, questo è quello che so io, ha fatto immediatamente causa e ha dato, c'era un processo, quanto ho capito io, nel mezzo c'era un accordo nel mezzo, lui doveva smettere di produrre qualsiasi voglia di questo sistema, invece esce con Space Ace e lo fa uscire in copertina bianca con un disco in etichetta bianca. Da un lato è capibile perché lui aveva già speso molti soldi per fare la ristampa, da un altro no. Cioè hai un tribunale o un qualche cosa che ti dà contro e fai uscire lo stesso lo Space Ace. Uscito Space Ace, uscito di scena
la Software Corner. La Software Corner non esiste più, non esiste più niente, non esiste più. Voi potete andare in questa via, probabilmente ci troverete in drogheria, non ci troverete più la Software Corner. Per quanto invece mi dice il suo ideatore, Dirk mi ha sempre raccontato che invece le faccende andavano diversamente, che addirittura lui era il proprietario di tutti i diritti di Dragonslayer e che aveva fatto stampare il Dragonslayer della versione Nintendo, se non mi ricordo male, e che aveva guadagnato sopra dei soldi. Prendetela con le molle questa affermazione, il fatto sta che lui mi ha sempre detto che questo sistema era fallito a causa dell'allora CDTV che stava uscendo, comunque dei sistemi CD che stavano uscendo, e che secondo lui è stato quello a uccidere i suoi laserdisc. Secondo me la faccenda stava in altri punti, oltre al discorso che tecnicamente potevi produrre altri giochi di questo tipo, ma in sala giochi non è che ne esistessero tanti. Diciamo che così esistono questi. Già Super Donkey Shot ha bisogno di un genlock per poter essere giocato, lo si può giocare anche senza vedere le frecce e quant'altro, ma il sistema originale prevedeva un genlock, o comunque, come lo chiamano in Astron Belt, un superimposer, cioè fare in modo che l'immagine del computer fosse messa sopra quella del disco laser, altrimenti molti giochi non erano possibili. Ripeto il Firefox, ripeto l'Astron Belt e così via. Gli unici giochi possibili sono questi qui, non c'è altro. Quindi i casi sono due: o veramente, come ho letto da altre parti o voci che ho avuto, loro non hanno chiesto i diritti del sistema, oppure molto semplicemente erano arrivati al limite tecnico del sistema, cioè questo era il massimo che potevano fare e fino a lì si sono fermati. Non capisco perché si siano messi a raccontare tutte queste cose qua, però fatto sta che nel 92 praticamente tutto questo sistema era già finito, e quindi tutto quello che vedete in questo momento è la collezione più completa che potete vedere. Io ripeto, ho molti altri dischi di Dragonslayer, ho molti altri dischi di Terra Questo, ho alcuni dischi di Space Ace ovviamente è la versione più difficile a trovarsi perché ne sono stati prodotti probabilmente solo una tiratura. Tiro una idea, se è una tiratura standard saranno circa 400 dischi, non credo molti di più, forse meno. Dopodiché tutto sparisce. Quindi gli unici giochi che poi noi possiamo aver visto nei nostri Amiga sono ovviamente quelli che erano stati prodotti un pochino prima, che erano questi. Anche questo un eccezionale prodotto. Questo è un prodotto dell'80... 87, se non mi ricordo male. Vabbè, comunque è un prodotto subito dopo l'avvento di Amiga. Va fatto notare che qui sopra ci sono le scritte, le licenze corrette, cioè del gruppo di... chissà perché non me lo mette a fuoco. Ah, forse la luce. Facciamo così, riproviamo così. Vabbè, comunque, eccoci, ci siamo. Come potete vedere, ci sono i numeri e i nomi delle licenze. Quindi, il gruppo originario che ha prodotto sia il software sia il disco, benché anche loro siano passati da un fallimento, erano ancora proprietari della licenza originale, cioè del filmato e del software. E questo è accaduto anche per altri titoli. Questo è, credo, una delle rarissime locandine della Redisoft per i Dragonslayer 2 per Amiga o Atari ST. Credo che si possa vedere, vediamo un po', anche qua la stessa cosa. Qui stiamo nel 90, va bene, un anno prima dell'uscita di questi giochi, e anche qui abbiamo la licenza da parte sua. Questo capita anche negli altri sistemi, ho provato a guardare altri, qualche volta c'è scritto Nintendo, probabilmente perché i diritti sono stati venduti alla Nintendo, però insomma sostanzialmente i giochi erano prodotti cioè erano dati in licenza dal gruppo originario, ma mai ho letto del suo nome sui vari diciamo riconoscimenti o comunque licenze, cosa che qui invece non vedete, ma non c'è scritto assolutamente nulla.
No, non c'è scritto nulla neanche sul disco. Non fa accenno minimo a nessuna licenza. A niente di niente. Io credo che la verità stia un po' nel mezzo, cioè che loro hanno avuto problemi finanziari, problemi legali, e poi si sono resi conto che il sistema era già arrivato a fine dopo prodotti questi tre titoli. Probabilmente avevano già qualche grana, probabilmente non dovevano far uscire lo Space Ace, lo fanno uscire, poi ovviamente esce in sordina perché con un'etichetta bianca e tutto il resto non ha avuto quel grande richiamo. Ripeto che molti titoli non erano possibili a essere fatti. Qui raccontano qualcosa che secondo me non è fattibile, soprattutto su alcuni titoli come abbiamo discusso. Bene, questo è un sistema che in molti forse ignorano, e qualcuno invece avrà letto magari su qualche pagina, mi sembra su The Game Machine c'era un articolo, e qui ne vedete ovviamente tutto il sistema. Esisteva un altro sistema chiamato prototipo per l'Atari ST, ma non era fatto in questa maniera, era una specie d'avventura, era stato prodotto solo Dragon Slayer. In quel caso invece il sistema accettava comandi vocali, quindi era stato utilizzato un laserdisc originale. L'Atari ST prendeva il controllo del lettore laser, ma siccome non era un lettore laser abbastanza veloce, decisero di fare una sorta d'avventura. Quindi a ogni mossa o a determinate mosse si fermava e aspettava un input vocale, prendere la spada e voltarsi a destra, saltare a sinistra, prendere la corda di fronte a te e altre cose, ovviamente in inglese. Il sistema è stato venduto soltanto in Inghilterra ed è stato venduto solo e unicamente dietro richiesta alla Software House, quindi ne sono stati prodotti probabilmente molto pochi e sarà finito in mano, suppongo, a qualche riccone dell'epoca. Altri sistemi basati su LaserDisc di questa portata, ora in questo momento non mi vengono in mente, ma soprattutto con Dragon Slayer non me ne vengono in mente. Sicuramente ci sono i sistemi Laser Active, ma non hanno Dragon Slayer. Sicuramente ci sono i sistemi Palcom, che non hanno Dragon Slayer, che sono due sistemi in laser. E poi c'è il sistema sempre su MSX chiamato VHD, che invece è un disco magnetico, magnetico ottico. Quindi è un video non LaserDisc, ma è un sistema, paragoniamolo a un VHS, quindi ogni volta che noi sul VHD metteremo il nostro gioco, ogni volta che si consumerà un po', però non c'è Dragon Slayer. Avremo giochi come Tyngal, ma non avremo Dragon Slayer né Tire Quest né Space Ace. Quindi l'unico sistema LaserDisc che mi viene in mente ora possa essere utilizzato modello home è questo. Bene, io spero di avervi dato alcune piccole informazioni e alcune piccole cose, di avervele ricordate, visto che questo sistema era venduto in esclusiva dalla Newell, che devo ringraziare, anche se non mi hanno trattato benissimo quando sono andato su, ma è un'altra storia. Devo ringraziare perché sono stati loro che hanno fatto iniziare la mia avventura con le console e gli home computer, perché io fino a quel momento avevo sia Amiga, ma non mi interessava nulla di quello che era messo sul computer. L'unica eccezione fu questa e gli altri titoli che presi all'epoca, perché non c'era altro, ma io cercavo di avere le versioni arcade originali. Devo ringraziarli perché effettivamente mi hanno fatto partire, e da lì poi ho preso altri titoli su altre console, per esempio il Dragon Slayer sul NES o sullo Spectrum, che sono andato a cercare. Come voi tutti sapete, non è una versione lontanamente simile a quella del LaserDisc, ma questo è un altro discorso. Spero che siano state tutte informazioni, come vi dicevo, interessanti. Spero che il video sia stato piacevole e vi abbia dato sempre informazioni che non conoscevate, o comunque se avevate conoscenza di questo sistema, di avervi dato qualche altro piccolo input. Vi saluto e vi ringrazio ancora della vostra preferenza. Ciao.